maestra de la revolución bolivariana está en marcha, es la Unión Cívico-Militar. Y ahora, el año pasado, yo he lanzado los lineamientos generales de la nueva estrategia militar de la nación, del nuevo concepto estratégico de defensa de la nación. Primero, el fortalecimiento del aparato militar. Venezuela no se va a meter con nadie, pero que nadie se meta con Venezuela, porque nos conseguirán listos a defender la soberanía de nuestra tierra y el proyecto bolivariano que estamos impulsando. En segundo lugar, fortalecer la fusión cívico-militar, la unión cívico-militar. Y en tercer lugar, incrementar la participación popular en la defensa nacional. Es decir, la población capacitándose y entrenándose, no solo para el trabajo, además del trabajo, la educación, también para la defensa del país. En fin, la unión cívico-militar es una de las líneas estratégicas fundamentales. Muchas gracias. Qual è stata la causa di questo risultato in Venezuela e come possiamo ascriverlo all'interno di tutto il processo rivoluzionario venezuelano portato avanti negli ultimi 16 anni? Certamente va fatta una riflessione profonda sia sulle cause internazionali ma anche sulle cause nazionali di questa sconfitta. Un marxista, un intellettuale militante, quale io mi onoro di essere, deve ragionare anche in termini di parte. Io ovviamente sono fortemente schierato con il governo rivoluzionario venezuelano e sono un collaboratore di questo governo anche sulle questioni, diciamo, economiche, sulle questioni della pianificazione. E ovviamente bisogna essere chiari, bisogna esprimere una posizione di dolore politico, profondamente preoccupato da un punto di vista generale delle politiche interne e internazionali sul Venezuela e del Venezuela. La reazione, la prima reazione emotiva è quella di una sofferenza umana, una sofferenza politica, la sincera amicizia con tanti compagni del governo, con tante persone del PSUV, del Partito Comunista, del popolo. Quindi un'amicizia rivoluzionaria anche verso un governo della transizione socialista. Io devo dire che questo è stato un governo onestamente rivoluzionario, che in 16 anni ha dato tutto al popolo venezuelano: istruzione pubblica, sanità pubblica, università pubblica e privata e gratuita, le case popolari, le infrastrutture. Non dimentichiamo ovviamente quella che è stata la novità di questa rivoluzione, le grandi missioni popolari che hanno modificato le relazioni sociali, hanno modificato, io direi, il corso della storia del Venezuela e non solo del Venezuela. Ci sono stati ovviamente degli eventi positivi e anche eventi negativi come in ogni processo rivoluzionario in questo lunghissimo lasso di tempo di 16 anni, e io vorrei un pochettino analizzarli. Sicuramente, perché no, vanno a considerare gli errori, i limiti, le contraddizioni del governo che hanno portato anche questo a questo risultato. Qualsiasi processo rivoluzionario, inutile che raccontiamo baggianate, anche il più sano, corretto, lungimirante come quello appunto chavista, uno dei più grandi processi rivoluzionari che ricordiamo, è portato avanti da uomini. Siamo uomini, quindi abbiamo le nostre contraddizioni, i nostri limiti, in buona fede non si capiscono bene dei processi, non si capiscono alcuni, non si anticipano alcune mosse internazionali dell'imperialismo. Anche quindi in un processo rivoluzionario sano, creativo come quello chavista, che è diventato un punto di riferimento per tutta l'America Latina, ma anche per noi qui in Europa, io direi un punto di riferimento dell'intera umanità, vanno considerati alcuni errori. Io direi che prima di affrontare quindi il tema specifico del voto, delle elezioni, eccetera, vorrei ricordare assolutamente che in America Latina negli ultimi anni sei presidenti rivoluzionari, sei, sono stati colpiti da tumore. Non vogliamo dare adito al complottismo, però quello che è successo al comandante Hugo Chavez, sulla cui morte ancora si sta indagando, se quel, diciamo, decesso è avvenuto per malattia accidentale
o se è stato prodotto attraverso avvelenamenti realizzati per lungo tempo, è comunque una riflessione che va fatta nel contesto generale, appunto, di quello che è avvenuto negli ultimi anni in America Latina. Un dubbio, per esempio, è che è stato sollevato anche per la morte di Arafat o per altri presidenti.